Si avvicina sempre più la stagione invernale, ma anzitutto ben ritrovati a questo nostro appuntamento con We Love Neve Gal. Dicevamo, stagione invernale alle porte, le temperature si abbassano e continuiamo con questo viaggio di avvicinamento per spiegare il progetto di rilancio del Colle di Belluno con i protagonisti, WWF Italia, il progetto di marketing We Love Neve Gal e gli attori. Fra questi ci sono due associazioni che scopriremo oggi, la prima con la presidente dell'associazione Amici del Neve Gal, Tiziana Caldart. Benvenuta Tiziana. Grazie, Allora, un'associazione di lunghissimo sì, corso. la nostra associazione è nata nel 1971, quindi ha più di 50 anni di storia, la più storica sicuramente del Neve Gal. È nata da un gruppo di abitanti del Neve Gal che volevano creare un'associazione. Tra l'altro, tra i fondatori c'è anche Paolo Valenti, noto Ah, sì, cronista certo. di Novantesimo Televisivo, Minuto, Novantesimo che aveva Minuto. una casa lì proprio in Neve Gal, all'Alpe in Fiore. Volevano creare un'associazione che facesse un po' da tramite col centro città. Ed è un po' quello che ha detto il sindaco in qualche intervista fa, in cui diceva appunto che la città deve essere collegata al Neve Gal e il Neve Gal deve essere collegato alla città. Quindi noi ancora 50 anni fa pensavamo che fosse importante che il Colle non rimanesse isolato dal resto della città. E quindi avete visto anche l'evoluzione del Colle Neve Gal in questi Certo. anni, nei tantissimi tentativi susseguitisi poi nel tempo. E questo progetto, quindi We Love Neve Gal, come vi sembra? Evidentemente se siete qui vuol dire che ci credete anche voi. Sì, noi abbiamo avuto a che fare con tantissime amministrazioni nel corso degli anni e non tutte sono state sensibili al Neve Gal. Fino agli anni delle Universiadi il Neve Gal ha avuto il massimo splendore, quindi non c'erano problemi. Poi le amministrazioni non tutte hanno provato questa sorta di sensibilità verso il Colle e questo progetto che è diciamo, ne sono seguiti moltissimi fino ad Sì. ora, devo dire la verità. Questo progetto si è dimostrato subito concreto. Infatti anche l'amministrazione attuale l'ha sposato in pieno, nel senso che è fatto di professionisti, di persone entusiaste, determinate, concrete soprattutto, e che hanno dato vita a questo progetto a cui noi abbiamo aderito veramente con molto piacere, E devo quindi dire la anche verità. un rilancio per voi come associazione, nuovi stimoli, credo, Sicuramente, no? Ma Amici del sicuramente. Neve Gal, da chi è composto, voglio dire? Perché gente che viene a sciare, che ha la seconda casa, voglio dire, tutti possono far parte di questa associazione, Tiziana. Sì, tutti possono fare parte. Era partito un po' con gli abitanti del Neve Gal, con i frequentatori del Neve Gal, quelli abituali, e poi si è aperto un po' a tutti, insomma, anche perché inizialmente non venivano fatte iniziative particolari, nel senso che facevamo due assemblee all'anno in cui invitavamo le istituzioni per fare il punto della situazione. Poi nel corso degli anni, col passare anche dei vari presidenti che si sono susseguiti, che a dire il vero non sono stati molti perché in 50 anni io sono la quinta, Però, quindi da ognuno quanti anni sei, scusa è 4 Presidente? anni. Ok, quindi ne Quindi hai di io, strada davanti sì, contando. ognuno è stato su per parecchio tempo, insomma. Comunque sicuramente è un'associazione a cui hanno aderito le persone che credono nel Neve Gal, insomma, sicuramente. Ecco, credere nel Anche Neve Gal, non Tiziana. necessariamente abbiano una casa, però credono nel Neve Gal. Credere nel Neve Gal anche proprio che diventi nella residenzialità, quindi non soltanto come località turistica. Tra l'altro avete anche un capo frazione, no? Ci ha spiegato il sindaco appunto qualche settimana fa, No, che ecco, già ieri sì, sera hanno eletto un capo frazione. in divenire tutti questi Certo, capo frazione e quindi a cui avete anche auguriamo sicuramente un ufficialmente. buon lavoro che sarà importante. Certo, assolutamente. E quindi ora come vi interfacciate? Cioè vogliamo lanciare l'appello, come poter fare per i cittadini e per chi ama e voglia aderire a questo progetto? Si può aderire quindi all'Associazione Amici del Neve Gal se sì come? Assolutamente sì, c'è una tessera, ovviamente noi abbiamo una tessera associativa che è quella un po' che ci garantisce, che ci dà un po' di contributo per poter fare le iniziative che noi facciamo. Possono aderire tutti, quelli che ovviamente amano il Neve Gal, non ha carattere politico e non ha scopo di lucro, quindi è importante che le finalità siano rispettate. Certo. Sicuramente non è un'associazione politica nella maggiore. Certo. E, possono aderire tutti. E,
Ma vi occupate anche, perdonami, siamo alle battute finali per questa prima parte. Sì. Vi occupate anche di organizzare eventi culturali, spettacoli, sì, o altro? Lo farete eventualmente? Avete in animo? Per molti anni siamo stati l'unico punto di riferimento proprio per organizzare delle iniziative. E ogni anno organizziamo 10-12 manifestazioni che spaziano dalla cultura, attività ricreative, serate danzanti, per i bambini, serate di montagna. Quindi cerchiamo di avere una scelta molto, molto vasta per soddisfare il più possibile i frequentatori del Nevegalli, insomma. E allora seguiremo con molto piacere tutte queste vostre iniziative che ci ha elencato. Grazie quindi a Tiziana Galdarti e buon lavoro a voi dell'Associazione Amici del Nevegalli. Grazie a voi per l'invito e grazie ai telespettatori, grazie. Ed ora vedremo in pochi secondi quelle che saranno, speriamo e siamo fiduciosi, le immagini del Nevegal anche in prospettiva legate al prossimo inverno. Poi torneremo fra pochi secondi con Daniele Ciani per parlare dell'associazione proprietari nel Nevegal. Era quindi questo il Nevegal innevato, come sperano anche molti proprietari delle seconde case. Proprio di proprietari parliamo con Daniele Ciani, il presidente dell'associazione proprietari Nevegal. Grazie per essere intervenuto. Grazie Claudio anche dell'invito. Allora, ne avevamo accennato nelle scorse puntate dell'investimento anche residenziale piuttosto che ricettivo in Nevegal. Vediamo a occhio nudo, ci sono tante opportunità di case, appartamenti chiusi. Allora, com'è la situazione immobiliare in Nevegal? Allora, la situazione è, diciamo che in Nevegal ci sono oltre 1400 appartamenti solo per quanto attiene al comune di Belluno, a cui vengono poi aggiunti qualche centinaio per quanto concerne invece il comune di Ponte nelle Alpi. È una stazione turistica, quindi ovviamente preminente è il discorso turistico, quindi appartamenti che sono nati soprattutto in funzione delle Universiadi nell'85, sì, quindi 10 anni prima più o meno è sorto quasi tutto il Nevegal, fatta eccezione per le Torri e il Favergara, che sono due condomini del 66-67. Detto questo, il Nevegal può diventare un bacino importante per le case anche come residenzialità, soprattutto in questo momento in cui il territorio di Belluno ha fame di case in affitto, soprattutto perché diciamo ditte come la Luxottica, ma non solo, hanno necessità di acquisire nuovi... Certo. Nuovi collaboratori. Quindi, sì. Ovviamente il Nevegal può diventare una fonte importante anche come residenzialità. Questo è collegato anche con il discorso di uno sviluppo dei servizi, certo, perché ovviamente se mancano dove ci sono servizi viene residenzialità, è tutta una catena. È una catena, no? Che tutta collegata, chiaramente aumentando i servizi, aumentando anche l'organizzazione del territorio. Ricordiamo che ultimamente il Nevegal è diventata frazione nel comune di Belluno, ieri è stato nominato anche il primo capo frazione ed è stato dato appunto un'organizzazione, un'elevazione importante al territorio, a cui noi teniamo peraltro tanto, e questo poi favorirà anche l'arrivo di servizi a costi inferiori, certo, certo, di quelli che magari potresti avere come località turistica. Allora, ci sono tanti appartamenti e case disponibili, l'acquisto può essere sia a scopo turistico per creare delle case vacanze piuttosto che dei B&B, l'abbiamo detto, anche a scopo residenziale, quindi queste duplici valenze. Ma la domanda è, dal punto di vista economico, può essere un buon affare comprare adesso, eventualmente anche nell'ottica dello sviluppo e quindi di un potenziale aumento del valore, no? Ma guarda, stai sfondando una porta aperta, ossia il Nevegal in questo momento qua è una grandissima opportunità per chi vuole fare un investimento, perché il Nevegal sta vivendo un periodo assolutamente buono,
Già siamo partiti con un aumento delle richieste con il Covid perché hanno riscoperto la facilità, di accessibilità del territorio, la comodità. Certo, gli spazi aperti, Esattamente, ma diciamo. anche il fatto che magari tu, magari di Treviso, se avevi la casa nel Trentino, non ci potevi neanche andare, quindi la comodità fondamentalmente, ma poi la natura è tutto. E è un momento molto buono perché ci sono tanti fattori di sviluppo, abbiamo detto intanto il progetto Villa Venegal, che è fondamentale, ma un insieme, i fondi del PNRR, quindi il laghetto artificiale, come si chiama, il piazzale rifatto nuovo, la frazione, l'arrivo del servizio Trillo legato alla frazione, tantissimi fattori. Il progetto Villa Venevegale, ricordiamo che ha portato indirettamente l'acquisizione dell'Oliviera, l'ex partenza della Segovia, i nuovi gestori degli impianti, quindi il consorzio Tolomeo. È un momento buonissimo, chi fa un investimento in questo momento qua sicuramente vedrà nel tempo i propri soldi fruttare. Certo, uno sguardo alla vostra associazione, quindi si può aderire solo se si ha una casa, immagino, No, no. ecco, perché proprietario di No, Nevegal, allora, l'Associazione spiegaci. Proprietari Nevegal, ovviamente il nucleo è fatto da quelli che hanno investito, cioè perché noi siamo quelli che più di tutti hanno investito soldi nel territorio. Non abbiamo Ok. investito 30.000 euro, 100.000 euro, abbiamo Sì. investito centinaia di milioni di euro presi tutti insieme. Quindi siamo quelli che più di tutti teniamo al fatto che il Nevegal si sviluppi. Detta questa, però, non è obbligatorio essere proprietari, semplicemente si aderisce a una progettualità, a dei valori a cui noi teniamo, per cui Ok. ovviamente non è un obbligo, ma Anzi, anche forse a potenziali proprietari, immagino, no? Per esattamente. condividerne bene i valori, al di là dell'aspetto strettamente economico, ma per capire dove anche può arrivare il proprio investimento o la propria scelta di vita. Ma ultimamente stiamo vedendo anche con il discorso del Covid che tantissima gente sceglie il Nevegal come soluzione di vita. Certo. Abbiamo veneziani che hanno venduto la casa a Venezia, si sono trasferiti con i soldi, diciamo, di un appartamento, ti sei comprato magari una villa Certo, singola in anzi Nevegal. forse chi abita una grande metropoli apprezza il fatto che si hanno comunque i servizi di un capoluogo di provincia a pochissima distanza, quando invece le metropoli magari serve molto più tempo Esatto, per a recarsi. 10-12 minuti abbiamo la città di Belluno, Certo. quindi hai tutti i servizi a portata di mano, quindi questo è un grandissimo vantaggio. È una delle caratteristiche di Belluno come capoluogo, ossia abbiamo una potenzialità nel Nevegal che nessun altro capoluogo di provincia nel Veneto ha. Daniele, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma continuiamo a seguire la vostra attività perché davvero è molto interessante. Quindi grazie a Daniele Ciani, Ti ringrazio gentilissimo. a voi tutti, a Simone Tolotta della regia, grazie e arrivederci alla settimana prossima.